Il 2 giugno scorso il TAR del Lazio ha dato il via libera alla ripresa del progetto Light Up, riconfermando il parere già espresso nel novembre 2019. La ricerca, condotta dall'Università di Torino in collaborazione con l'Università di Parma, coinvolge l'utilizzo di 6 macachi che al termine della sperimentazione diventeranno ciechi. I macachi, attualmente già stabulati in gabbie piccolissime e spoglie, saranno sottoposti ad un lungo periodo di training con immobilizzazione in più parti del corpo per ore, quasi tutti i giorni, per settimane o addirittura mesi, e all'asportazione chirurgica di aree della corteccia visiva affinché perdano la vista. Dopo l'intervento rimarranno sotto osservazione per 5 anni e saranno poi sottoposti a eutanasia. Una procedura raccapricciante che va assolutamente fermata. Siamo un presidio statico per il momento, lunedì, martedì, venerdì e sabato. Stiamo lì dalle 7 di sera fino alle 21. Per protestare contro questa cosa che vogliono fare a queste creature, perché sono creature, sono esseri viventi come noi e non devono essere usati per sperimentazioni, hanno diritto anche loro a vivere. E ovviamente non siamo contro la ricerca, ma siamo contro la ricerca che uccide gli animali. La ricerca può andare benissimo avanti e andare avanti molto meglio senza sperimentare sugli animali, sia la ricerca ma che non sperimenta sugli animali, ecco. Che servirà, saremo lì finché non libereranno i nostri animali, perché sono gli animali di tutti i cittadini quelli. Gli animali sono nostri fratelli. Noi vogliamo che venga fatta la vera ricerca, che serve anche a noi persone, a tutti, e così vanno avanti anche meglio, direi, sperimentando non sugli animali, ecco. La vera ricerca non uccide gli animali.